sono stamattina con un amico di Paterno che ho conosciuto tramite Facebook. Lui è Umberto Consolino. Umberto, quindi tu sei di origine paternese? Sì, sono... Io non lo sapevo. Dove sei nato? Sono via Bregenzo, praticamente. Precisamente dove? L'ultima casa vicino alla chiesa. In via Pionello, allora? Via Pionello. Aspetta, via Pionello, quella zona, se non sbaglio, aveva un nome particolare, se non sbaglio si chiamava Atabella, una cosa di questa. Forse. Non ricordo bene. E quindi sei nato a Paterno o no? Sei nato a Paterno? Sì, sono nato a Paterno proprio. E i genitori tuoi come si chiamavano? Quindi Cozzolino? Mia mamma Ida Notar Francesco, di Carmine e di Grosso Rosa. Sì. E mio padre era originario. Ah, Grosso Rosa, ma non è che siamo parenti? Soprannome come si chiamava tua madre? I Piurn, sì, siamo omonimi di cognome, ma non siamo parenti. E qual è la tua passione? Ti vedo con una macchina fotografica? Sì, l'ho fatto anche di mestiere, veramente, il fotografo per diversi anni. Mi è rimasta sta cosa e dove vado porto sempre con me la macchina. A che anno te ne sei andato da Paterno? Ero piccolo, avevo 5 anni. Praticamente le scuole le ho fatte tutte nel napoletano. Quindi stamattina ci siamo trovati così per puro caso a Crocevia, a Pandano. Ha detto: "Gì, sono senza macchina, mi fai una cortesia, ho nostalgia di vedere un po' i luoghi di Paterno dove io ci sono stato, siamo qui alle sorgenti". Ripete. Ci mancavo da un po' di anni veramente. E quindi ci volevo fare delle fotografie. E quindi poi più tardi faremo altre fotografie sul territorio di Paterno e le pubblicherò su Facebook. Umberto, se sapessi quante storie per questa fontana, per questa bocca di leone. La bocca originale non era questa, se non sbaglio era di bronzo. E qui era un punto di riferimento di quando noi facevamo le pasquette. Le pasquette, quando eravamo bambini, si veniva a piedi, si portava la frittata, si portava qualche cosa di sfizioso e si veniva qui a bere quest'acqua che è genuina ed è fresca. O vedo che c'è una tabella che fino a qualche... Dicevo dei versi di San Francesco, credo. Ma io sono stato un mesetto fa, ma non ci ho fatto caso, non c'era. Io non ci vedo bene, ma che cosa c'è scritto? Allora, sarà un verso sicuramente di San Francesco. C'è scritto: "Laudato sii mio Signore per sorella acqua, la quale è molto utile e... preziosa e pura". No, c'è un'altra cosa, la quale è molto utile e umile, preziosa e pura, per nostra sorella Madre Terra, la quale ci dà nutrimento e ci mantiene. È una frase importantissima. Sicuramente c'è in poco... di San Francesco, ma è attuale e significativa in questo contesto. C'è, la gente pensa al petrolio. Ma con il petrolio si muore, con l'acqua si sopravvive. E questo, secondo me, questa frase è stata scritta apposta. È una frase molto importante che fa riflettere. O la assaggiamo pure. Bevi, puoi bere trattato qua, non costa. Buono?
bella fresca. Bella fresca fresca. Quasi fredda. Sì. Ma... Allora, Saverio, possiamo fare delle fotografie del video nella tua zona Pisciolo? Sì, potete, è aperto, perché Radio Pisciolo è aperto sulla Val d'Agri. Ah, questo poi lo metteremo in forma sui social. Ci riteniamo sfortunati, perché la tua presenza, con la tua presenza il video acquistava tutto un altro valore, un altro significato. La sfortuna ha voluto che tu sei sempre qua, una volta che vengo io non ti fai trovare. Comunque ci farà da guida un nostro amico che gli ho chiesto come fa a rimanere sempre giovane, che mo te lo presento. Cioè, piccato, allora, come ti chiami tu? Io ti conosco. Raffaele Cammarote. Soprannome? Chianghieri, grande Raffaele Chianghieri. Fluch, Raffaele. Allora, poi questo video, ma come ti è nata, questa idea del Radio Pisciolo? Come ti è venuto in capo? Qua a Paterno pensavo che c'era nelle elezioni, allora ho cominciato a fare le piccole trasmissioni. Alias Tagliagrosso, è stato il primo a fare dei video su Paterno, ma ne ha centinaia di cassette, è vero Saverio? Ok, dall'88, quella che ti è stata telecamera. Ma ce n'ha parecchio, alcuni molto sfiziosi che fanno divertire, ma Saverio che cosa sta facendo in realtà? Io mo sto facendo un primo piano, sono proprio davanti a casa tua, ho visto che ti sei fatto veramente una cosa bellissima qua, camminiamo piano piano così, allora mo c'è un leone qua, siamo di fronte proprio al leone. Mi sarà 30 anni fa sul leone. Va bene, allora... Poi ci aggiorniamo qualche volta, poi salgo e ci vediamo qua sopra. Mo ti saluto, Saverio. Ciao Gina, buone cose. Ciao. Ciao Saverio. Ciao. Ciao amici, qui è Radio Pisciolo. Oggi voglio ricordare un grande amico mio, Rocco Caso, che ci ha lasciati un po' di anni fa e mi fece fare sta scritta qua, Massapequa Park, nel nome di cittadina americana. È stato scolpito a rialzo, mi diceva lui, che ha tolto tutto queste noce, la cosa qua. E oggi lo voglio ricordare, mo mi è venuto in testa questo fatto della Radio Pisciolo qua, e lo voglio ricordare pure a lui, è stato un grande amico per me, ma un grandissimo amico veramente. Abbiamo passato delle belle giornate, serate, e così lo voglio ricordare, che stesse sempre in te, giuro, perché mi ha piantato pure le rose qua sopra lui.
Buongiorno. Voi come vi chiamate? Casa Angelina. Casa Angelina, soprannome? Soprannome Vaccara, Angelina Vaccara. Angelina Vaccara. Ma sta fontana che voi ricordate, quando è stata fatta? Che c'era il lavatoio, c'era prima di nascere io. Che poi è stata fatta verso il... sono andata io nel 63 in Svizzera. È stata fatta verso il 50. Ho capito. 55. Ma gli autori, diciamo, quelli che poi hanno pensato di ristrutturarla, chi se, vi ricordate qualcuno anziano che si diede da fare per realizzare questa fontana? Per ristrutturarla? Non ricordate. Ma mi sembra che non è strisciato. Il Papa di Severino. Papa Severino. Ha organizzato per farla ristrutturarla. Qui con me stamattina c'è un giovanotto che è nato in questa zona. È nato? Sì, mo lo presento, vai un po', Umberto, vai un po' Umberto. Piacere Angelina. Salve. Allora Umberto, raccontaci un po' come di questa zona. Tu hai... Mia mamma, che è Italo dal Francesco, hanno potuto insinuare da stiva qua sopra. E Italo giù a noi. Brava, avete capito allora? Mia mamma mi racconta sempre che quando hanno cominciato a fare questa sorta di lavatoio, sì, ha contribuito con 500 lire, mi pare, dell'epoca, sì, e hanno fatto tanto per un... Hanno fatto un po' esatto, e hanno fatto il lavatoio. E hanno fatto il lavatoio. Esatto, mi pare che il nonno abitava a casa sua. Sì, abitava qua, abitava... Quella dietro, mi pare. Questa casa qua, dopo 3 gradi qua. Questa è il Sinnare. Questa è il Sinnare e il Sinnare. Sinnare e Sirusina, sì. Ci siamo. Sono morti loro. Lo so. Perché qua già l'anima loro era... Infatti sono venuto, mo mi sono fatto fermare, sì, apposta, sì, per fare, sì, una foto alla casa. Un piacere, eravamo amici. E poi c'è stata un'altra zia. Sì, Lenuccia, di Zaccanetta, vedete, queste sono storie bellissime. Sì. Io vi dico, l'altro giorno... Di Carmela. Sì, Carmela. Il marito è morto, la Lo so morto, pure. Stavo dicendo che queste cose in realtà sono utili. Per chi sta lontano, tornare sul posto dove è nata è una cosa bellissima. Sono motivi di storia, almeno resta, sì, resta la storia di questo, sì, di questo lavatore. Ma qua quindi lavavano solo i panni? Cioè, i panni, giocavano gli animali, mettevano pure qualcosa in fresco. Sì. Buongiorno, buongiorno. I mai hanno tanto piacere che hanno tutto registrato le cose che fanno. Grazie, grazie. Allora io approfitto per mandare un saluto agli amici, ai paternesi vicini e lontani, a tutti, ma in particolare a chi sta nell'America, in Argentina, in Brasile, in Canada e in Australia, perché loro questo video lo vedono. E l'unica cosa che dico è che venite proprio voi a Padana a farvi una camminata, facciamo un giro così come l'abbiamo fatto stamattina con Umberto e raccontate un po' la vostra storia. Allora i miei saluti a tutti i paternesi lontani. Abbraccio forte a tutti i paternesi, che mi ricordo che non mi ricordo. No, ti stai un po' commuovendo. Sì. Allora, nipoti, che mio fratello è morto, sono rimasti nipoti, che non sanno dire neanche una parola. Però c'è Antonella che tra... Fa faccia da traduttrice. Quindi il tuo nome e il soprannome è? Angelina Rivacca. La sorella di Michele, Australia, Michele Rivacca. Michele Rivacca, i figli. John, Michael, Tony, Ivan. Va bene. Oh, ciao Angelo. Oggi che hai cucinato di bello? Oggi sta facendo un po' di pastina leggera perché stasera siamo invitati. Ah, ecco. Allora, buon pranzo. Mantenere leggero. Vabbè, ciao ciao. Grazie. Ciao ciao ciao. Arrivederci. Avete fatto tanto piacere. Ciao.